Ciao ragazzi, innanzitutto grazie perché siete sempre in tanti a iscrivervi al mio canale. Siamo arrivati finalmente a una nuova puntata di Backstage. Ricordatevi come sempre di iscrivervi al mio canale e di attivare le notifiche. Sigla! E sui riflessi sia dell'etichetta che della bottiglia. Il bicchiere, come vedete, è molto alto, ma non è il bicchiere finale, quindi il bicchiere finale sarà quello da vermouth, che è quello che abbiamo utilizzato per il vermouth rosso. Lo uso soltanto per capire quale sarà la luce e il riflesso. Siccome voglio fare uno scatto con salvia e limone, perché trovo che il vermouth bianco si sposi bene, utilizzerò della scorza di limone che abbiamo lavorato prima con dei riccioli, adesso qua non si vede perché c'è un sacco di salvia, e della salvia fresca. La salvia fresca la immergo nell'acqua. Sapete meglio di me che la salvia ha delle foglie tipo stoffa e quindi creano magari delle goccioline particolari che non so se si vedranno, ma andiamo a posizionarle in maniera particolare. Io ho preso anche delle foglie grandi, ma probabilmente non le utilizzerò perché sono troppo grosse. Ecco, queste qua più piccoline sono belle da vedere. Come pensavo prima, ho fatto uno scatto con la salvia davanti alla bottiglia, così ho la bottiglia singola, la bottiglia con la salvia. Poi faremo la bottiglia con la salvia e i riccioli di limone e successivamente metteremo il bicchiere con il ghiaccio dentro. Io poi ho creato, siccome queste bottiglie non le posso aprire perché hanno la capsula originale, ho preparato della camomilla che ha lo stesso colore del vermouth bianco e fotograficamente il colore non si nota, lo farò dello stesso colore. Che è la parte finale perché è quella più rapida da fotografare, e i riccioli di limone. Poi mi sono reso conto, mentre guardavo fra gli ingredienti, che avevo dei semi di coriandolo che si sposavano molto bene con questa texture qua, quindi ho deciso di fare un ulteriore scatto, anzi più scatti in bracketing, con la messa a fuoco dal primo punto di messa a fuoco fino ad arrivare al fondo, poi vedere se li vorrò utilizzare come
implementazione degli altri ingredienti. Chiaramente è una scelta, perché io ho fatto dalla base, quindi senza nulla, quindi la bottiglia e legno, fino ad arrivare a quella finale, quindi con la salvia, il ricciolo, il bicchiere finito, il ricciolo sul bicchiere, il ghiaccio e i semi di coriandolo. Quindi io ho più step dove posso andare a scegliere quale ingrediente mettere. Ve lo consiglio vivamente questa situazione qua, perché non sempre potete decidere sul set cosa andrete a fare poi in post-produzione. Quindi se avrete tutti gli step precisi, puliti e distaccati, potrete lavorare meglio. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi e ci vediamo alla prossima puntata.